Da altre parti ci possono raccontare che la crisi ha comportato la delocalizzazione delle attività. È dal 2008 che il trasporto aereo continua a macinare crescita in indici di traffico passeggeri e merci, ma sono più di 15 anni, 20 anni che è soffocato dalla precarietà, dai tagli salariali, dai licenziamenti di massa, dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali come un banco ma per finanziare le ristrutturazioni delle imprese che mandano a casa i lavoratori con più alti diritti per sostituirli con lavoratori imbavagliati e senza diritti. I riflettori si sono un po' spenti sull'Alitalia, ma la questione Alitalia e il pericolo che corrono i lavoratori non è passato. Il piano di licenziamenti, di ulteriori sacrifici per i lavoratori, tagli salariali, era stato respinto dal referendum dei lavoratori nella speranza di porre al governo di riaprire la questione sul futuro di Alitalia, sul futuro del trasporto aereo, sul futuro di un settore ricchissimo ma che continua a registrare licenziamenti di massa. Il governo non sembra essere stato disponibile a riaprire nulla, ha avviato il commissariamento di Alitalia e il commissariamento è stato subito seguito dalla definizione di un bando che prevede la vendita a pezzi di Alitalia, poi sì, anche quella unitaria, ma in realtà nel momento in cui metti sul mercato la possibilità di vendere il lotto aviation, ovvero i voli e parte delle manutenzioni da una parte e vendere quindi tutti i servizi di handling dall'altra, è chiaro che sul mercato le proposte sarebbero state di un certo tipo. Sicuramente la questione Ryanair ha svelato quello che sta succedendo in questi giorni, ha svelato che la magia del low cost in realtà non era solo capacità industriale, ma purtroppo era sfruttamento, bassi salari, precarizzazione, partite IVA, orari di lavoro sopra ogni possibilità di sopportazione, addirittura sembrerebbe, e speriamo che l'ENAC faccia le sue verifiche, addirittura sopra i limiti posti dalla normativa del settore. Sicuramente noi stiamo cercando di riaccendere i riflettori con una mobilitazione che al momento abbiamo confermato per il 2 ottobre, una mobilitazione che ripone al centro dell'attenzione la questione del trasporto aereo tutto, perché non c'è solo Alitalia, ma c'è anche Malpensa, c'è anche la lotta dei lavoratori di Linate e Malpensa contro l'ingresso delle cooperative che avrebbero dovuto servire Ryanair, per cui poi tutto torna. Rilanceremo anche la mobilitazione dei lavoratori Alitalia e del mondo del trasporto aereo anche nello sciopero generale di autunno.